RTL 102.5 News. Grazie al nostro Dario Desi per le ultime dall'Italia e dal mondo, le 8:26 minuti su RTL 102.5 News. Torniamo in diretta in Today con Benedetta Mannucci, Dario Vanacore e il nostro ospite che ci ha raggiunto, Antonio Piazzolla, giornalista. Buongiorno Antonio. Ciao Dario, buongiorno e buongiorno a tutti gli amici di RTL. Ben trovato, momento clou e non potevamo esimerci dal risentirci perché si parla di sport con te, si parla di sport e in particolar modo vogliamo concentrare le nostre attenzioni quest'oggi sul grande evento che si è concluso da poco. Parliamo delle Paralimpiadi che, così come le Olimpiadi, ha dato grandi soddisfazioni all'Italia, non ultima i 100 metri che hanno visto la bandiera, il tricolore sventolare unicamente sul podio, tre italiane a chiudere i 100 metri femminile, a chiudere un po' una cavalcata trionfale per quanto riguarda i nostri colori. Assolutamente sì, se tu pensi che poco più di un mese fa eravamo qui a commentare l'impresa di Jacobs, cioè vedere poi questo podio completamente azzurro, insomma è stata una grandissima emozione, gara fenomenale. Tra l'altro poi c'è Ambra Sabatini che ha battuto anche il record mondiale, addirittura, quindi siamo sui 14 secondi e 11 decimi, quindi insomma ha fatto anche un grandissimo tempo. Che dire, insomma è sicuramente l'anno atletico per l'Italia, quindi azzurri poi che hanno fatto assolutamente una competizione fantastica, perché insomma 69 medaglie, il secondo record credo di sempre, mentre il primo record è quello di 80 medaglie conquistate nel 1960 nell'edizione di Roma, quindi insomma l'Italia si è fatta valere in tantissime discipline. Di queste poi 69 medaglie, Dario, 39 sono solamente nel nuoto, quindi siamo un popolo di nuotatori. Popolo di nuotatori ma anche popolo di velocisti, chi l'avrebbe mai detto prima di Tokyo 2020 che l'Italia si sarebbe contraddistinta nei 100 metri piani uomo, nella staffetta 4% uomo, nei 100 metri donna per quanto riguarda le Paralimpiadi, cioè era qualcosa di preventivabile, siamo stati abituati allo strapotere di Bolt per oltre un decennio. Beh sì, guarda, io non immaginavo, cioè pensavo che comunque l'Italia prima o poi avrebbe fatto i suoi risultati, anche perché abbiamo una buona tradizione anche noi, pensa ad esempio a Pietro Mennea, ma insomma non solo, quindi ero certo che anche l'Italia prima o poi avrebbe dato, però quest'anno veramente abbiamo recuperato forse tutti gli anni in cui non abbiamo fatto risultato, quindi questo è stato sicuramente tanto emozionante. Poi competizione questa qui che ti fa emozionare un po', anzi tanto, non solamente un po', per tutto quello che c'è dietro, perché poi sono degli atleti. Antonio, questo aspetto qua, se sei d'accordo, lo analizziamo tra poco più nel dettaglio, anche per parlare delle storie di rivincita di queste Paralimpiadi. Perfetto. Adesso però arriva l'info viabilità tra poco.